ha introdotto per esempio la figura del controllore giudiziario dell'azienda, ha introdotto la confisca del patrimonio, ha introdotto la responsabilità delle società, secondo il decreto 231, per il reato appunto di sfruttamento del lavoro, ha introdotto la figura del collaboratore processuale, quindi una riforma ad ampio raggio, che ovviamente tiene conto di una realtà, e cioè che lo sfruttamento del lavoro è una cosa più ampia del caporalato, che è un termine, come dire, oleografico, ma non è tecnico, e che questo crimine si verifica non solo in agricoltura, cosa di cui tutti parlano, ma in tutte le attività lavorative. Che cosa non ha funzionato invece di questa legge? Che non è ancora totalmente applicata. Quello che è stato possibile applicare di questa legge ha funzionato e funziona. E funziona anche in termini positivi. Per esempio, abbiamo un ritorno alla regolarizzazione dei lavoratori a nero, perché questa legge ha certo un effetto anche dissuasivo rispetto alla irregolarità dei rapporti di lavoro. Un esempio è fuori dal campo penalistico, che è quello di cui mi occupo, che è quello della rete del lavoro agricolo di qualità. Permette a delle aziende che si iscrivono attraverso una procedura molto semplice presso il sito dell'INPS, dove devono dichiarare di essere in regola con una serie di adempimenti, di accedere poi ad una serie di attività amministrative e commerciali particolarmente favorite, per esempio di poter essere fornitori negli appalti per le mense o per altre attività. Ma in Italia su 220.000 aziende se ne sono iscritte finora 3.600.